Il Centro Estetica e Benessere ti aspetta in via Vittorio Veneto numero 186 a Cava dei Tirreni per proporti pacchetti e promozioni adatte ad ogni tua esigenza. È stato scoperto un nuovo cancro alla tiroide. Si chiama Black Ink, un carcinoma tiroideo notato dall'intuizione di Ersilio Trapanese, medico salernitano specializzato in senologia ed ecografia interventistica e che opera soprattutto sul territorio metelliano. Diciamo che il Black Ink è una ultima mia scoperta per quanto riguarda la diagnostica per immagini. Si tratta di una nuova lesione tumorale che diversi anni fa, mentre eseguivo degli esami ecografici, ho individuato, esami ecografici della tiroide, un'immagine che aveva un aspetto come una macchiolina di colore nero, che mi ha colpito fortemente, che non rilevavo in diversi esami ecografici che effettuavo. Successivamente ne parlai pure con endocrinologi, colleghi esperti di questa macchiolina che io intendevo approfondire, però erano molto scettici al riguardo di questa immagine. Poi in questi 6-7 anni ho cercato di approfondire, di studiare, fin quando ho deciso poi nel 2011 di effettuare uno studio, una ricerca approfondita, di dedicarmi proprio a questo. E ho arruolato circa 380 pazienti. Quindi arruolando questi pazienti ho scoperto poi 13 microfocolai di cui ho approfondito fortemente utilizzando proprio la biopsia ecoguidata su tutte e 13 le persone. E i pazienti li ho inviati chiaramente a controlli dallo specialista endocrinologo, successivamente dal chirurgo, dove poi sono stati sottoposti all'intervento di tiroidectomia totale e che non c'è stata nessuna recidiva nei pazienti, tranne in un solo paziente. E ricordiamo anche di questi 13 pazienti, 3 sono residenti a Cava dei Tirreni. Sono pazienti di Cava che si sono operati, stanno benissimo. Un lavoro scientifico che ha viaggiato ben oltre i confini italiani. Difatti la ricerca è stata pubblicata all'inizio del mese di giugno da una rinomata rivista indiana, il JAR, grazie anche alla supervisione del professore Giulio Tarro. La scelta è stata del professore Giulio Tarro, che è il mio maestro, attualmente il presidente della Fondazione per la Ricerca sul Cancro de Beaumont Bonelli, che risiede a Posillipo. Il professore il mio mentore, nonché una persona straordinaria, è stato tanti anni in America, allievo del professore Sebin, e quindi quando ha visto i dati che io ho presentato è rimasto molto favorevole e addirittura abbiamo deciso insieme, perché era stato il professore, perché ha pensato l'India, perché è attualmente una delle nazioni molto importanti, come anche la Cina, come anche l'America. La nuova lesione tumorale, scoperta dal dottor Trapanese, se identificata in tempo e con la diagnosi precoce, evita ai pazienti qualsiasi trattamento di chemioradioterapia. Dunque, la parola d'ordine è prevenzione. Per me il motto è: la prevenzione salva la vita. Se aspettiamo di farci gli analisi, esami, sì, sono molto importanti, però oggi sottoporsi ad esami diagnostici, come ad esempio l'ecografia, che è un esame non invasivo, tranquillo, però fatte da mani esperte in centri di eccellenza, è possibile, mentre si effettua un esame, ad esempio alla tiroide o al seno, scoprire in tempo veramente iniziale, quindi una piccola lesione viene scoperta, quindi subito si può azionare il meccanismo di sottoporsi a una visita specialistica e magari probabilmente a un intervento e quindi estirpare questo problema all'inizio, all'origine, onde evitare conseguenze più gravi, perché sappiamo benissimo che se il tumore viene scoperto in fase iniziale è più facile aggredirlo, è più facile effettuare un trattamento terapeutico.